Gaia, l'emozione quest'anno ufficiale. Sì, no, è molto bello, un onore, no? Perché l'anno scorso a metà non era chiaro neanche venire alla Dakar perché non avevo un team. È vero. Però penso di avermi meritato questo, sì, un po' con il bel lavoro dell'anno scorso, e penso che possiamo fare un bel lavoro quest'anno. Sono contenta di avere una bella moto, un bel team, e anche aver potuto preparare meglio, avere la moto prima, fare il rally dal Marocco. Quindi tutto questo penso che mi aiuterà ad andare un po' meglio. Martino dice che c'è una bellissima atmosfera all'interno del team e una presenza femminile è importante. Non lo so, spero di aiutare un po', di fare un bel ambiente. E sei anche da stimolo per gli altri. Sì, non lo so, intanto per adesso sono tutti bravi con me, spero che continua così. Devono. Però sì, c'è un bel rapporto e è un bel team. Abbiamo sentito il percorso, è vero, la seconda settimana sembra la più difficile sulla carta, ma bisogna poi fare i conti anche con la meteo. Sì, la meteo è tutto, ci sono sempre delle sorprese. L'anno scorso il quinto giorno doveva essere un giorno corto e col caldo è diventato un inferno. Terribile, infatti. Non si sa mai, quest'anno teoricamente dovrebbe essere per le moto molto più dura la seconda settimana, al contrario dagli altri anni, esatto, che di solito la prima. E questo sarà duro perché la seconda settimana di solito la testa stanco. Sei un po' più giù, bisogna andare bene dall'inizio e non sbagliare, mantenere la concentrazione e poi arrivare bene fisicamente la seconda settimana, che sarà lunga. Grazie mille Laia.